finalmente, partendo da Giarri insieme a tutti i miei colleghi, abbiamo costruito questa associazione di categoria, l'associazione Ionica Ristoratori. È un evento importante perché negli ultimi anni questa categoria è sempre stata molto divisa, molto sparpagliata. Invece oggi, diciamo tra virgolette, grazie alla pandemia, in un momento come questo si è capito l'importanza di unirsi e di camminare tutti insieme, e questo ci ha aiutati anche, devo dire, psicologicamente, da un punto di vista, come dicevo, a stare un po' più tranquilli, perché sono stati dei mesi particolarmente difficili questi, un momento lungo. Questa associazione oggi ha non solo la forma finalmente registrata a tutti gli effetti, ma la forza di spingere noi ad andare avanti, a vedere con occhi tra virgolette al futuro, futuro che comunque in tanti ci vogliono togliere, ma noi stiamo resistendo. Quanti adesso siete in questa associazione? Ma siamo quasi 45. Siamo aperti a tutti, man mano stanno arrivando altre persone magari da fuori che hanno visto questa cosa, per unirsi a noi. Cercheremo di tutelare e aiutare un po' tutta la categoria. Ristoratori non significa soltanto ristoratori, per noi ristorazione è tutto, dai bar a tutto ciò che produce cibo, noi lo integreremo nella nostra associazione. E siamo fieri di questo. In questo momento buio è stata una delle poche cose che ci ha dato grandi soddisfazioni. E gli obiettivi sono quelli, comunque, in questo momento, di capire come poter riaprire nel più breve tempo possibile. Già si parlava di giorno 15, di capire se nella zona gialla anche i locali serali possono iniziare ad aprire con le giuste e dovute distanze. Quindi stiamo provando a fare questo. Abbiamo avuto diversi incontri con tante autorità, tutti ci hanno ascoltato, ma nessuno ancora ci ha dato delle risposte concrete. Noi siamo molto fiduciosi, positivi, e cercheremo di andare avanti. Non parliamo più neanche di ristori e quant'altro, perché purtroppo non è ancora arrivato niente, ancora siamo fermi con le casse integrazioni, abbiamo già mandato diverse richieste per capire perché non arrivano queste casse integrazioni da ottobre ad oggi. Ci stiamo muovendo per tutelarci e per tutelare i nostri dipendenti, e soprattutto per continuare a mandare avanti le nostre attività.